L'isola dei famosi, Gianni Amann nel cast con un cachet da capogiro, l'indiscrezione. Secondo il sito TV Daily, Gianni Amann potrebbe far parte della prossima edizione dell'Isola dei Famosi grazie a un altissimo cachet offerto da Mediaset. Attualmente i vertici Mediaset stanno lavorando duramente per portare avanti la sesta edizione del Grande Fratello VIP, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Ed i tre nuovi ingressi che dovrebbero avvenire durante la puntata di lunedì ne sono la prova evidente. Nonostante questo, Pier Silvio Berlusconi sta pensando anche al futuro della rete, e la data d'inizio dell'Isola dei Famosi si sta avvicinando sempre di più. Le indiscrezioni sulla trasmissione circolano ormai da mesi, ma oggi l'unica conferma è la conduzione di Ilaria Blasi, confermata dopo il discreto successo ottenuto nel 2020. Affiancata molto probabilmente da Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Il nome nuovo per il cast. Secondo le ultime indiscrezioni, riportate dal sito TV Daily e 361 Magazine, porta il nome di Gianni Amann, l'attore turco, che ha ottenuto il suo successo in Italia. Con bittersweet ingredienti d'amore e Daydreamer, le ali del sogno in questi anni è stato accostato più volte al Grande Fratello VIP e alle vecchie edizioni dell'Isola dei Famosi. Advertisement. Intanto sta circolando in rete la voce che Gianni Amann potrebbe partecipare a reality L'Isola dei Famosi 2022 con un cachet da capogiri, come confermato dal portale. Sembra che la produzione dell'Isola dei Famosi voglia a tutti i costi Gianni Amann tra i concorrenti della sedicesima edizione del reality show. Le ultime ore sul web sta circolando infatti il nome dell'attore come possibile nuovo naufrago, nonché la cifra che i produttori sarebbero disposti a sborsare per ottenere il beniamino turco, un cachet di ben 70.000 euro. Ovviamente si tratta solamente di una voce, ma non va escluso che in un futuro neanche così lontano Gianni Amann possa decidere di partecipare a un reality show italiano per poter confermare il successo ottenuto nel nostro paese. Ma al momento, oltre a una indiscrezione, non ci sono conferme da parte di Mediaset.